La classifica, Marcello Chirico, perché i milanisti dicono abbiamo cambiato passo, l'Inter no! È vero. Cambiato passo, infatti la classifica cambia. E hanno giocato solo in 12 per il momento, perché devono ancora perché giocare gli altri, c'è ancora il grande derby di Torino, ci sono ancora... Domani c'è la Fiorentina e la Lazio. Stasera Lazio-Sassuolo, domani Parma-Fiorentina e Napoli-Genova. Quindi Lazio già 35. Quindi ridono a vicenda. Però, cioè ragazzi, finalmente siamo tutti di là. Fuori dal Gorgo. Cioè ormai il Gorgo loro l'hanno sgattato. Però, allora, cominciamo a leggere perché comunque può sempre interessare. Allora, io penso sempre che la situazione veramente ingorgante si fermi qua. Cioè nel senso che ormai la Serie B se la giocano Sassuolo, Catania che oggi ha di nuovo perso con una diretta concorrente che chiedevo, Livorno che ha... Vuoi venire tu? No, visto che hai tre lauree, tu vuoi venire. Allora, Livorno che ha perso oggi in casa, Bologna che ha perso ieri con la Roma, secondo me la situazione peggiore, il Gorgo vero è qua, il Gorgo vero è qua. Ma non è secondo te, non è secondo te, secondo è te per tutti. Siccome la leggo io qua, secondo me è così. Ma poi se, poi faremo, ma dite le cose originali. E poi faremo la classifica di Rossi e di Gruglio, la illustreranno come vogliono. Comunque. Dal 21 in giù, insomma. No. Non voglio il cane, però il cane fa. Ma perché devono sempre prendere? Sono invidiosi. Allora, sì, vero, mentre invece il Cagliari fa un passino in avanti, l'Udinese. Perché io scelgo te per leggere la classifica, sì, sotto rosicano. Noi rosichiamo, è vero. Sì, ma poi non potreste stare in silenzio a rosicare. Quello lì adesso è andato a prendere il cane. Perché adesso la pecora. Ma perché ha vinto? Perché se perdeva era lì col suo bel muso lungo. Certo. Allora, l'Udinese anche lui fa un passettino, però oggi ha perso dei punti, obiettivamente, perché ha giocato in casa. La Sampdoria malissimo, male. L'Atalanta ha preso il punto a Udine, in testa il Genoa, la side big, però il Genoa deve ancora giocare con col Napoli. Passiamo dall'altra parte, dove ci siamo tutti. La Lazio che deve ancora giocare stasera. Poi il Milan, tanto ormai lo so. Proibisco di abbaiare mentre Chirico fa la classifica. Ho scoperto, Fabio, la razza di questo qua. Sì. No, aspetta, ho scoperto la razza. Se tu non la per i Galliani, se tu prendi non quello, no. Cioè io mostro questo, la classifica, ecco, allora la mostriamo con questo. Sì. Oh, benissimo. Ho scoperto la razza. Qual è la razza? È un barboncino. No. Cos'è? È una lupa giallorossa. Sì, ho scoperto la razza. Allora indichiamolo con la lupa. Facciamolo, usiamo questo, visto che questo è il... Buono, basta! Basta! Per dire ok! Non mi interessa! Sai che sei un... No! Andiamo avanti! Allora, la Lazio 32 però deve ancora giocare. Il Milan invece fa un grande passo. Un grasso. Secondo me ormai è fuori dal Gorgo, anzi può aspirare a una posizione all'interno dell'Europa, della piccola Europa, che a loro non piace, perché speriamo di no, qua, dai, non piace, no, non cioè, piace la non, piccola non Europa, punti, non piace, però loro si stanno avvicinando. Speriamo di no, il dai, Torino. No. Come volete? No, non ci interessa. Non volete andare in Europa? Ma se il ranking? Non per ci interessa. Ranking. Frega. Cioè questo qua la mena sempre con ranking, le squadre italiane, eccetera. Non interessa la piccola Europa. A loro volano più. Quindi cosa avete vinto a fare? Procediamo. Oggi cosa hanno vinto a fare? Per uscire dal Gorgo. Comunque in questo momento siete fuori dal Gorgo, se vi interessa. Il Torino deve ancora giocare contro di noi, il Parma deve ancora giocare contro... Infatti ha l'asterisco, però l'asterisco è per Parma-Roma, perché loro... Roma-Parma. Roma, entriamo già nella zona caldissima. Ecco, io qua a questo punto però, perché è vero che loro sono usciti dal Gorgo, però lì non notate che un gorghetto si sta verificando? Ah, c'è un piccolo Gorgo, un mulinello. Un gorghetto. No, dai, lascia i Galliani. Un gorghetto. Lui non si sta... ti tocca i tuoi. Potrebbe... vabbè, però mi porta via il cane, mi rappresenta come un cane. Scusami, pazienza. Però tu è come una pecora. Allora, vogliamo ricordare quando l'anno scorso mi hai messo dentro il water? Se vuoi lo ritiro fuori. Vabbè, ragazzi, facciamo una questione. Quelli episodi di grande classe. Buono. Comunque, un piccolo Gorgo. Come dire, si sta bene. Beh, però, si sta vero. È una fatica, però. Sì. A cuccia. Mettiti a cuccia. Te Sulley, che c'è uno che battezza il cane Sulley per... Ha dei problemi mentali. Dopodomani c'è il compleanno di Sulley. Dopodomani c'è il compleanno. Cioè il barboncino lungo 30 centimetri che ha Sulley, perché qua... No, non sono 30 centimetri, sono molti di più. Vabbè, procediamo. Dobbiamo prendere un cane lupo, insomma. Andiamo avanti. Comunque 30 o 60 ve lo abbiamo piazzato bene. No, non lo dire. 30 o 60 lo abbiamo detto. Buoni! Verona, allora Verona 39 ho già vinto, quindi fa il passo in avanti.
però l'Inter sta perdendo colpi. Allora, a questo punto, non pensate che il nostro amico, lui, chi è? Lui, cos'è? Mister Muscolo, l'uomo che sgorga tutto, non possa aiutare l'Inter, perché a questo punto serve a voi. Con chi gioca la prossima l'Inter? A questo punto con la Roma. Con la Roma. E se la vedranno loro due, perché io non faccio telecronaca. Lui, guardate con quante cose interviene. Classifica stagnante. Non basta neanche. Ecco, la classifica dell'Inter in questo momento mi sembra stagnante, quindi Mister Muscolo potrebbe... Spero che anche lui unisce. Togliamo i muscoli? Come tipo? Sì, carino. Quindi, allora, Mister Muscolo, mettiamo qua. Mi piace, Natali fa un bel sorriso, devo dire. Marcello, Natali ci ha fatto un pensierino, stai attento. Classifica stagnante. Allora, classifica stagnante, mi sa che Mister Muscolo possa aiutarvi a tirarvi fuori da lì, perché effettivamente lì Gianluca non è che vi vede. Da poi Fiorentina 44. Ma dove l'ha messo? Ma che intelligente. Ti copre, ti copre. Non può saperlo. Vieni qua, mettilo qua. Non ti si vede. Va bene così? Vabbè. Si posso, possiamo anche orrendo, Fiorentina quello. Allora al quarto qui, posto 44, ma deve ancora giocare. Il Napoli deve ancora giocare 50. Hanno giocato. I Lupacchiotti hanno giocato. Noi siamo però, però sulla scala, a 63 ci siamo noi. Oh, stasera la rifacciamo la classifica, vediamo se i cani giallorossi sono saliti, hanno preso effettivamente, hanno guadagnato dei punti, oppure le zebre cavalcheranno ancora. Bravissimo, verso bravissimo. Se stasera attenti.